credo di aver saputo della nomina del mio successore da un comunicato ANSA ieri sera. Ma la mancata comunicazione, così come queste procedure di nomina, così questa tecnica di successione, tutto questo fa parte di un metodo, di uno stile, di una proceduralità che non condivido nel modo più assoluto. La procedura è sostanzialmente figlia di questa logica che si dice dello spoil system. In altre parole, che in un certo numero di posti di responsabilità vengono nominati delle persone di scelta politica. La Corte Costituzionale ha appena ribadito che i direttori generali delle aziende sanitarie non sono un oggetto di spoil system. Sono dei tecnici che devono essere valutati come tecnici e certamente mandati via se valutati come tecnici risultano non in grado di raggiungere determinati risultati e valorizzati se in grado di raggiungere determinati risultati. È l'assenza di questo giudizio che sta a monte di queste procedure poi, come dire, di poca creanza, per cui neanche si manda a dire, neanche si manda una lettera, neanche si è tenuti a intrattenere un rapporto. Questo è un altro dei segni di una sorta di barbarie generalizzata che nel nostro paese sta dilagando in tutti i settori. Quando sono stato nominato direttore la prima volta c'è stato un passaggio di selezione da un gruppo di esperti della Bocconi a Milano. Poi, siccome tra l'altro c'è stato un ricorso di un signore, mi è toccato tornare una seconda volta da questi esperti a Milano, da cui sono stato selezionato, bontà loro, tra i migliori, tra quelli che si erano presentati. Inoltre, vabbè, avevo una certa carriera di responsabile dei servizi psichiatrici di questa città, dove dall'80 al 95 credo che siamo riusciti a dimostrare all'Italia e al mondo che era possibile realizzare i servizi voluti dalla legge 180, cosa che molti pensavano impossibile nell'epoca in cui era necessario allestire una rete di servizi che prima non esistevano per nulla, perché prima di loro c'era solo il manicomio. Chi mi ha nominato era una giunta di centro-sinistra, però molto di centro e poco di sinistra, devo dire. L'assessore era un democristiano e fui nominato così. Da allora in poi fui richiamato altre volte e certamente le ultime volte fui chiamato dalla giunta Illy, certamente in base anche, se si vuole, a un'appartenenza a un sistema, una visione di politica, spero sanitaria, più che partitica, perché non sono mai stato iscritto a nessun partito, ma anche credo in base alle credenziali di un'esperienza portata in questa regione in tutti gli anni precedenti, appunto come dirigente dei servizi sanitari. Su queste basi fui nominato, su queste basi fui rinnovato, su queste basi non si può parlare, nel mio caso, di spoil system. Ma io non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, perché io non ho mai avuto alcun motivo di avercela con l'assessore Kosic, non ho mai mandato degli ispettori a vedere cosa fa e non ho mai chiesto la sua destituzione. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche difficoltà è lui. Io non ritengo che l'assessore Kosic abbia considerato, come dire, il pacchetto delle questioni in gioco. Non ritengo che l'assessore Kosic abbia valutato l'azienda che aveva di fronte e quindi non so in base a quali ordini di valutazioni si sia mosso e non so in base a quale ordine di giudizi si orienti
né so né conosco quale sia la strategia, come dire, di politica sanitaria che ha in mente. Quello che io continuo a sentir dire, poi naturalmente ognuno racconta quello che vuole, è dire sì sì, no, Rotelli bravissimo tecnico, però di sinistra, però un comunista. Punto. In questa logica, in questa prospettiva, in questo quadro, in questo modo di approcciare le questioni che è attualmente egemone, nulla. Potrei agganciarmi all'ultima parola, ma dubito che riuscirò a non fare nulla, vediamo. Sì, se mi metto a contarli sono molti, molti di più. Io ho rivestito ruoli di responsabilità e quindi ho avuto rapporti con assessori alla sanità regionali per molti anni, e questi assessori regionali alla sanità con cui ho avuto rapporti di lavoro anche significativi sono stati molti in questi anni, molto di più di 3. Certamente tra questi è difficile non ricordare persone come Renzulli, persone come Fasola, assessori che hanno certamente avuto una strategia sulle politiche sanitarie e hanno marcato certamente con questa loro strategia il territorio di questa regione. Si tratta di 2 assessori che avevano certamente un'idea di sanità, un'idea di politica pubblica, un'idea di innovazione e cambiamento. Ascolta molto, parla con la gente che lavora qua, che ha lavorato qui tutti questi anni, fatti consigliare, ascoltali molto, dagli fiducia, dagli coraggio e appoggiati a loro e raggiungerai dei risultati molto molto buoni. Che sia questo, insomma, quello di immaginare che ci sia un numero rilevante di operatori di questa azienda che credono in quello che fanno, che hanno una etica del lavoro e un lavoro profondamente come dire, motivato all'etica e al rispetto della gente, e che esercitano la loro professione immaginandosi di far parte di una compagine che ha effettivamente degli obiettivi di avanzamento, di innovazione, di trasformazione e di incontro con il cittadino e di incontro con l'altro. Credo che questa grande equipe sia certamente la soddisfazione più grande del mio lavoro. Ma anche qui credo che ovviamente non si premi naturalmente una persona, sarebbe molto sciocco fondamentalmente. Credo che si sia ritenuto di dare un segno di riconoscimento a un lavoro collettivo, a una storia di molti anni, di molta gente, di una grande equipe che ha realizzato cose importanti per la città, e non solo per la città, in questa Trieste. Prima per il mio ruolo forse non potevo dire che ci sono persone di tutte le parti politiche, di tutte le età, di tutti i ruoli che ho imparato a stimare e che credo mi stimino in questi anni, e ne esistono in tutte le parti politiche, in tutte le età, in tutti i ruoli che stanno nella posizione contraria. Un grande abbraccio ai primi e un rimprovero di avarizia, di, come dire, di cattiveria un po' micragnosa a molti altri.